Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come sostituire la batteria interna dell'X20 e come evitare che la radio la faccia scaricare velocemente. Se infatti quando accendete la radio avete questo messaggio, seguite il tutorial di oggi perché vediamo come risolvere questo problema. Per iniziare bisogna dire che la batteria interna della radio potrebbe scaricarsi velocemente a causa di un bug software, che comunque è già stato risolto. Quindi è fondamentale aggiornare iTOS alla versione 1.0.17 o superiore. Allo stesso modo è molto importante aggiornare anche il modulo interno della radio. Ho già realizzato i tutorial specifici su come aggiornare il modulo interno TD-ISRM e il sistema operativo iTOS. Se non sapete come fare, ve li lascio linkati in descrizione. Come vedete, la mia radio è aggiornata con le ultime versioni software disponibili e dopo aver fatto l'aggiornamento non c'è più l'avviso di batteria interna scarica. Ho già verificato con un multimetro la carica della mia batteria interna ed effettivamente ha una tensione di 2,6 V, che comunque non è da considerarsi scarica. A questo punto credo che l'allarme di batteria scarica fosse dato più dal firmware che dava un'errata lettura della batteria, piuttosto che dalla batteria stessa che fosse effettivamente scarica. A mio parere, se dopo aver aggiornato la radio alle ultime versioni firmware non avete più l'avviso di batteria RTC scarica, non è necessario sostituirla. Se invece dopo l'aggiornamento avete ancora l'avviso di batteria scarica, allora potrebbe essere veramente così. In questo caso vediamo come procedere alla sostituzione. Per quanto riguarda le batterie, quelle che ci servono sono le CR1220. Queste batterie sono usate da FRSky in tutta la sua linea di radio, come la X-Lite, la X9D, la Quick 7, la Aorus X10 e così via. In descrizione vi lascio qualche link su dove trovare queste batterie. Il mio consiglio è prenderne un pack da 3 o 5 perché non si sa mai che possano tornare utili in futuro. A questo punto è venuto il momento di smontare il radiocomando. Per prima cosa, se le state usando, rimuovete questa impugnatura in plastica. Adesso rimuoviamo la lipo dell'alimentazione. Ora dobbiamo svitare queste quattro viti. 1, 2, 3 e 4. Queste quattro viti sono le uniche che tengono fermo il coperchio. Non smontate la gomma dell'impugnatura perché i viti sotto non ce ne sono. Ok, ho tolto le viti e posso sollevare il coperchio. Fate in modo che due potenziometri laterali rimangano nella parte inferiore, tenendoli fermi con le dita. Sollevate il coperchio e portatelo leggermente verso di voi in questo modo. Vi ricordo che il coperchio è collegato alla radio perché nella maniglia c'è l'antenna 900 MHz, quindi non può essere rimosso completamente. Tuttavia, metterlo in questo modo è sufficiente, in quanto la batteria da sostituire è nella parte anteriore. Quindi possiamo girare l'X20. A questo punto possiamo cambiare la batteria. Purtroppo però i progettisti FRSky hanno avuto la pessima idea di posizionarla sotto il modulo della radio, quindi sostituirla sarà un po' scomodo. Prendiamo un cacciavite piccolo e dello scotch e con un po' di pazienza dovremmo essere in grado di toglierla. Infiliamo il cacciavite tra la batteria e la plastica e cerchiamo di farla saltare. A questo punto prendiamo un pezzettino di scotch e cerchiamo di appiccicarlo sopra la batteria. Una volta che ha fatto presa, possiamo sfilarla. Ora è venuto il momento di mettere la batteria nuova. Per iniziare la rimettiamo in sede. Poi, aiutandomi col cacciavite, la spingo verso il basso. Ok, mi sembra che la batteria sia abbastanza stabile. Quindi richiudo il coperchio. A questo punto accendo l'X20 per vedere se è tutto ok. Perfetto, la radio non mi dà nessun errore. Molto bene, abbiamo finito. Questo era il mio tutorial su come sostituire la batteria interna della Tandem X20. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.